Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La voce del pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme in Matteo 11:25. Grazie Padre perché l'hai rivelata ai piccoli, dice il messaggio di questa mattina. Se sei grande non ti trovi bene insieme con noi, eh? già è chiaro. Se sei piccolo e desideri crescere, allora siamo alla, nella giusta posizione. Se tu sei già grande e pensi, io sono grande, non sono piccolo, e ti metti sul tuo piedistallo, piedistallo e stai così, questa mattina non ti posso fare niente. Perché Gesù vuole parlare ai piccoli, vuol dire quelli che vogliono crescere e che sentono il bisogno di andare a lui e dire, Signore io voglio crescere, dimmi cosa devo fare per crescere sano e forte nella fede. Guardiamo insieme questo verso, cosa ci dice. In quel tempo Gesù prese a dire, è Gesù che parla. Io ti rendo lode, o oh Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. <ride> Noi dobbiamo seguire Gesù, una persona, il Figlio di Dio, non una dottrina. La dottrina ci formalizza. ci imbottisce di pensieri buoni. Hai visto quei studiosi che stanno sempre a studiare? Stanno lì, non parlano con nessuno, vivono una vita tutto, tutto qui dentro. Non trasmettono, non fanno. Sono dei magazzini che stanno lì dentro, mettono, mettono, cosa devono fare? Non ho capito. A volte sento dire che a 85 anni... Ancora qualcuno deve prendere la laurea e non si studia così, ma cosa serve la laurea a 85 anni? Beh, ma se uno sceglie va bene lo stesso. Però il Signore ci vuole vedere un po' diversi nei suoi riguardi. In Matteo 13:15 c'è una piccola riflessione che ci aiuta a comprendere. Leggiamo perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati, du diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io, dice Gesù, non li guarisco. <ride> duri di orecchi. Ascolti, ascolti, ma non fai. Mentre Gesù vuole che noi diventiamo fattivi, operatori. Ci muoviamo insieme con Lui, impariamo. Questo vuol dire discepoli. Discepoli, con Gesù veniamo disciplinati, fai così togli questo metti questo qui non si fa così adesso faccio io ti faccio vedere come si fa infatti l'esempio che noi abbiamo in Gesù non è solo i suoi messaggi la sua vita che corrisponde ai suoi messaggi lui predica un messaggio che vive mentre quelli che si affossano nella dottrina solamente sono stagnanti, apatici. Signore aiutaci. Loro studiavano, <ride> duri di orecchi, ascolti, ascolti, ma non fai, mentre Gesù ci fa fare. Loro studiavano. E guardiamo Gesù cosa dice di loro. In Giovanni 5,39 leggiamo insieme. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Cioè vuole dire, noi esaminando le scritture, Investigando le scritture scopriamo che Gesù è il Messia, il figlio di Dio, così come dicono le scritture. Il confronto ci serve perché attualmente nel mondo ci sono sei o sette messia che dicono di essere il Messia. E allora come li distinguiamo noi? Ce n'è uno in Australia che dice che la sua moglie Maria Maddalena e lui e Gesù il Messia. Sono, stanno insieme, perché loro sono il Messia con Maria Maddalena, perché secondo loro Gesù aveva un rapporto con Maria Maddalena, loro sono la fotocopia. C'è da grattarsi la testa per quel che succede in giro. Signore aiutaci. Le scritture ci portano a Gesù e riconosciamo, secondo le scritture, che Lui è il Messia, figlio di Dio, e dobbiamo andare a Lui. Come dire, le scritture ci portano per la mano per dire è Lui. Infatti nel verso 40 tutti quei religiosi che c'erano, Investigavano le scritture, ma non andavano a Gesù. Leggiamo il 40. Eppure non volete venire a me per avere la vita. <ride> certo che è, degra è, è deplorevole un atteggiamento così. Ma guarda che oggi ce ne sono tanti che sono così. Signore liberaci. Dobbiamo dire veramente, Signore, liberaci dal diventare così. Quando parli con questa categoria, non ne parliamo, se ne conosci qualcuno già ti sei fatto l'idea. La vita è in Cristo, per avere quella vita dobbiamo unirci a Lui. Leggiamo questo rigo di questo verso un'altra volta, così lo comprendiamo bene. Eppure non volete venire a me per avere la vita. Allora, la vita non è nelle scritture. Loro ci portano per la mano a Gesù. La vita viene da Gesù. Se noi restiamo nella scrittura solamente, siamo senza vita. Gesù si affatica con la semplicità più assoluta che esiste nel mondo, nell'albero della cultura. Infatti, lui prende degli esempi che calzano per far comprendere quel che dice. Lui, nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 15, verso 5, spiega con una metafora della vite, per dire che noi, se non siamo legati a Lui, come questo dito, se non è legato alla mano, bisogna bruciarlo, bisogna portarlo via. Leggiamo questo verso, così comprendiamo. Io sono la vite. Voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. Questa è chiarezza e trasparenza. Fatti un esame di coscienza. Cristiano, cristiano dove sei? Tu come stai vivendo la tua vita cristiana? Forse leggi soltanto, ti affatichi nel fare tante cose, può darsi pure che ti impegni come Marta per lavorare nella Chiesa in quello che fai, però attenzione, la vita viene dalla tua comunione con Gesù. La nostra vita è fatta così. Ci sono delle fasi che noi per vivere abbiamo delle alimentazioni fatte un po' diverse l'una dall'altra, però è così. Pensa per un attimo: nel grembo di tua mamma tu non mangiavi. Come ti nutrivi? Attraverso il cordone ombelicale. Se quello veniva tagliato, tu non c'eri. Oggi non potevi ascoltare me. Quando siamo usciti, il nostro nutrimento viene attraverso la bocca, giusto? Se la bocca non c'era, noi non eravamo qui, giusto? Ora Gesù ci sta indicando il sistema di alimentazione spirituale, dicendo... Io sono la vite, voi siete i tralci. Una volta che tu comprendi questo, vuol dire che dobbiamo mantenere un rapporto di comunione con Gesù. La parola, certo, che ci serve, perché se non avessimo la parola, come facciamo a comprendere come dobbiamo fare? La parola ci fa da guida. E noi dobbiamo andare a lui. Nel verso 40 del capitolo 5 abbiamo letto, E voi studiate ma non volete venire a me per avere la vita. <ride> Vedi, è, 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 è un fanatismo questo. Se la vita, la sorgente della vita è quella, è come se tu non vuoi attaccare il filo. Della corrente di casa tua al quadro principale sotto il palazzo. Resti al buio, non ti basta avere l'impianto, devi avere l'energia e l'energia della vita viene da Gesù. Perché senza di me non c'è vita, vuole dire Gesù, non potete fare nulla. Ogni tralcio. Veniamo curati da Dio stesso e portiamo frutto. La Trinità, ognuno ha uno, ha uno spazio per la nostra salvezza. Sono impegnati. Nel verso 2 dello stesso capitolo dice, leggiamolo insieme, lavorano su di noi, insieme con noi, ci cambiano, ci trasformano. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Questo chi è? Leggiamo nel verso 1, così comprendiamo chi collabora per la nostra riuscita. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Alleluia, gloria al Signore. Se non ci lasciamo curare... E restiamo in comunione come l'ombelico con la mamma, come il cordone ombelicale. Noi moriamo. Allora, adesso abbiamo capito. Se lo capiamo soltanto e non lo facciamo come se non avessimo capito. Leggiamo il verso 6. Quale sarà la nostra sorte? Se abbiamo capito e non lo facciamo. Leggiamo. <ride> se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio, si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. E qui sembra. Una cosa leggera ma vuol dire essere buttati nell'inferno, sorella, ma scherziamo di che stiamo parlando. Noi vediamo queste frasi così ben semplici, aggiustate e sottovalutiamo la profondità che esse contengono. Il bruciare nell'insieme dell'insegnamento biblico l'inferno per tutta l'eternità perciò dobbiamo renderci conto che il vangelo nella sua semplicità fatta per i piccoli abbiamo letto prima i piccoli ci aiuta con le immagini come facciamo con i piccoli per far capire qualcosa ma se poi noi ci guardiamo come i cartoni animati e non comprendiamo il messaggio, allora siamo non so come siamo. Questo, questi sono i pseudo cristiani, pseudo che vuol dire? <ride> Credenti formali, fanno solamente la presenza. Potremmo dire, permettetemi, a volte passo davanti a qualche negozio. Ci sono le vetrine, quando passo con la macchina, pieno di persone. Una prima chitto può pensare, oh com'è pieno questo negozio di persone, di clienti. Però poi quando guardi bene, sono tutti manichini. Ah, dico allora queste non sono persone. Chi c'è dentro? Nessuno. Così sono i credenti formali. Io spero di non essere così. E spero che anche tu rifletti per un attimo. Perché c'è questo pericolo. Questi si chiamano i pseudo cristiani. In Matteo 15,12 12 ci aiuta a comprendere un poco meglio questo concetto, il senso. Vediamo di aggrapparci al senso. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: Sai che i farisei, questi erano quelli colti del tempo di Gesù, come ci sono adesso, si chiamano diversamente. Quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati <ride> sai quella categoria artificiale così se gli dici che c'è qualcosa da correggere loro già sanno tutto quando viene detta la verità anziché correggersi e allinearsi con la verità si turbano vuol dire si scandalizzano. Gesù dice: "Beato chi non si scandalizza di me". Leggiamolo insieme in Matteo 11:6. Qui c'è qualcosa di molto profondo. "Beato colui, beata colei che non si sarà scandalizzato di me". Beato E ancora una volta fa parte delle beatitudini. Perciò parliamo di cose celesti. Parliamo di cose celesti, parliamo di paradiso, parliamo di benedizioni che vengono dal cielo. E allora siamo benedetti spiritualmente, felici, gioiosi spiritualmente beato chi non si scandalizza degli insegnamenti del signore e li mette in pratica è una beatitudine che si vive nell'intimo del nostro cuore perché è di natura divina e spirituale per questo si aggiunge beato. Ripetiamo e riguardiamo come Gesù spiega in Giovanni 15, 1 e 2, perché lui desidera che noi dobbiamo avere un rapporto intimo con lui. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che meno dà frutto, il Padre lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Matteo 15:13. Abbiamo letto, rileggiamolo un'altra volta. Signore, aiutaci questa mattina veramente. Egli rispose. Ogni pianta che il Padre Mio Celeste non ha piantata sarà sradicata. Che collaborazione tremenda. Signore, grazie. Allora noi abbiamo bisogno di Dio, di Gesù Cristo. Gesù continua per farci comprendere. Sulla base di che cosa stiamo parlando questa mattina? In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sei piccolo o sei grande? Io spero che tu sei piccola, spero che tu sei piccolo non di saggezza, ma perché hai il desiderio di crescere, di essere portato per la mano, di essere portata per la mano da Gesù. Seguire la persona che, ti, che ci istruisce, ci guida, ci parla ci mantiene operativi. La dottrina invece sono i principi di Cristo, sono come un recinto che ci protegge a restare con Lui, cioè investigare le scritture. Ci servono per due cose. Una che ci portano a Cristo. E ci fanno individuare il vero Messia, Gesù Cristo, il Figlio di Dio che ha dato la sua vita per noi, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede riceva vita eterna. Secondo la dottrina ci aiuta a restare nel recinto dei principi di Cristo, perché se no, la mente nostra ci mente e ci porta nel campo nemico. Signore, aiutaci. Perciò investigare le scritture nel modo giusto. Gesù dice che ci sono alcuni che investigano le scritture nel modo sbagliato. Leggiamo un'altra volta Giovanni 5:39. Sei grande Signore, ti ringraziamo. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Investigare sì, per mantenerci e vivere secondo quello che lui insegna, come piccoli che vogliamo crescere. Perciò Gesù è grande, dice così, io ti rendo lode, o oh Padre, il sovrano, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, quelli che già sanno tutto, o vogliono sapere tutto per conto loro, e le hai rivelate ai piccoli. Gesù conclude il suo discorso con il ringraziamento per la rivelazione verso il Padre. Leggiamo il verso 26, dice, Signore, ti ringrazio che tu hai fatto così. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. <ride> Alleluia, chiarendo che il Vangelo è nascosto a chi non riceve Gesù Cristo nella propria vita che viene rivelato a chi come piccoli lo ricevono dentro il cuore e dice che lui, Gesù, è il Salvatore oggi e il Giudice domani. Tutto è poggiato su Cristo, questo lo devi sapere. Leggiamo il verso 27 per cortesia. Sei grande Signore, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio. È colui, colei. Al quale il Figlio voglia rivelarlo. <ride> che sei grande, Signore, alleluia. Gesù è il nostro Salvatore oggi, è il nostro giudice domani. Dio gli ha assegnato questo compito. Il tutto gravita, pesa è su di lui. <ride> Oh, Alleluia! Guardiamo come lo spiega Gesù per comprendere perché, se no, dici: Ma come può essere oggi è il Salvatore, domani è il Giudice? Ma come si dividono queste cose? Guardiamo in una parabola Gesù come ci spiega la sua posizione di oggi, dove abbiamo parlato, e di domani, come sarà. Leggiamo insieme in Matteo 25:32, parla di quando Gesù ritorna. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, a Gesù, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Queste immagini sono troppo terra terra, diremmo noi, no? però spiegano le verità di Dio, la verità di chi è Gesù Cristo. Queste spiegazioni sono per i piccoli, i grandi usano un'altra terminologia, però il significato è profondo. Signore aiutaci ad essere piccoli questa mattina, quando Lui ritorna. Per comprendere meglio, leggiamo il verso 31. fino al 34 così comprendiamo quale sarà la sua posizione quando il figlio dell'uomo e sempre Gesù verrà nella sua gloria con tutti gli angeli prenderà posto sul suo trono glorioso E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra, Venite voi, i benedetti dal Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. E l'altra parte dove andrà? Leggiamo nel verso 41 dello stesso capitolo. Vedi, la nostra salvezza e il nostro destino eterno è poggiato su Cristo. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E qui comprendiamo meglio che vuol dire Giovanni 15.6, che sembra che bruciano i tralci nella nostra vigna, invece è qualcosa di più profondo. Il linguaggio biblico è per i piccoli. Io spero che tu sei piccolo, se no non capisci niente. Signore, facci essere piccoli con il desiderio di crescere. Guardiamo come Gesù l'ha semplificato, una verità così profonda. Leggiamo Giovanni 15,6. Se uno non dimora in me, adesso capiamo meglio, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Beh, per comprendere questa semplicità per i piccoli, rileggiamo Matteo 25, 41. <coughs> non so che Bibbia hai tu, ma la Bibbia dice questo. Non so di che setta sei e cosa ti spiegano. Ma qui dice così, allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Tutte le teorie cadono. Signore aiutaci questa mattina. Stavamo leggendo in Matteo 11. Da 25, leggiamo il verso 27, un messaggio per i piccoli. Signore, facci crescere allora. 11.27 dice così. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E nessuno conosce il figlio se non il padre, nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. Signore grande sei tu. Gesù è l'eterno membro della Trinità insieme al Padre e allo Spirito Santo. Come lui dice in Giovanni 14,6, io sono la via, la verità e la vita e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E mettendo insieme questi versi credo che si schiariscono le idee perché Gesù parla chiaro. Parla per i piccoli e anche i grandi se vogliono capire, se vogliamo capire perché adesso proprio ha preso il cucchiaino, ci sta frullando la parola per poterla digerire, dobbiamo noi avere fame di voler capire, desiderio che ci sia rivelato quello che il Signore dice. Rileggiamo Matteo 11, 27, perché non voglio che ti sfuggano, questi insegnamenti che sono venuti fuori dalla bocca di Gesù, ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, oggi come Salvatore, domani come Giudice. E nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E colui, e qui parla a noi al quale il figlio voglia rivelarlo. Il figlio voglia rivelarlo. La salvezza non è questione di cultura o di educazione, ma di rivelazione. Signore, aiutaci questa mattina. Non possiamo dire ma a me il Signore non mi ha rivelato. No, noi dobbiamo avere il desiderio che il Signore ci riveli ciò che stiamo leggendo, ciò che ci sta spiegando. Dobbiamo andare desiderosi. Signore aiutaci. La salvezza. Non è questione di cultura o educazione, ma di rivelazione, come confermò a Pietro. Questi fatti, collegandoli nella Bibbia, sono così chiari che noi non possiamo dire di non capire. In Matteo 16, 17 c'è qualcosa che si incastra proprio in quello che stiamo dicendo. Leggiamolo insieme. Gesù replicando gli disse, tu sei beato Simone, un'altra volta beato perché aveva ricevuto un soffio dalla divina presenza di Dio. La beatitudine è celeste. Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio. Che è nei cieli, che connessione meravigliosa. Beato. Vedi, le beatitudini non sono sui beni di questo mondo, sono celesti. Quando Gesù ha parlato di beatitudini eh, del Regno dei Cieli nel capitolo 5, spesso ne aggiunge, vuol dire che non sono solo quelle nel capitolo 5. È un prodotto celeste, divino, tutta la conoscenza spirituale per rivelazione. È Dio stesso che toglie il velo. E questa, Gesù dice, è la mia Chiesa. Leggiamo il capitolo 16 di, di, di Matteo, verso 17 e 18. Così comprendiamo che cos'è la Chiesa di Gesù Cristo. Gesù replicando gli disse, tu sei beato, di natura celeste. Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro. E su questa rivelazione che tu hai ricevuto, Edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ages non la potranno vincere. Oh, gloria al Signore! Coloro che Lui ha scelto sono la chiesa. Attenzione, non è un gruppo scritto davanti alla chiesa o il locale o una setta, sono coloro che lui ha scelto e loro hanno detto sì. Leggiamolo insieme dove lo spiega bene Gesù. In Giovanni 15,16, a conclusione della parabola della metafora della vite, con i tralci dice qualcosa che nessuno può alzare il dito e dice io ho fatto questo ho fatto quello no non siete voi che avete scelto me ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia quando sei grande Signore quando sei grande quando sei grande quando sei grande, coloro che lui ha scelto e hanno detto sì a Gesù, quello che aveva promesso di costruire con la venuta dello Spirito Santo, la Chiesa di Gesù Cristo. È iniziata una nuova era, un nuovo modo ed è quella che è venuta fuori nel giorno della Pentecoste. È di natura spirituale. Aiutaci Signore. Lui continua e fa un invito. Lui dice che quelli che io ho scelto adesso vuole scegliere anche te. Guardiamolo insieme. In Matteo 11:27 comincia piano piano e non vuole farti perdere l'occasione di ricevere l'invito da parte sua. Leggiamo insieme. 11:27. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. E nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio. Abbiamo chiarito questo concetto. E colui o colei al quale il figlio voglia rivelarlo, oggi fa un invito solenne a te che desideri essere salvato, che desideri essere salvato. Perché Gesù nei suoi argomenti non lascia mai una persona senza invitarla a volerla seguire. La risposta sta a noi. Leggiamo nel verso 28. Così comprendiamo. Guarda che adesso ti parla. Venite a me, quanti siamo oggi? Non so, migliaia, di migliaia, di migliaia. E quanti riascolteranno questo messaggio? Gesù sta dicendo, vieni a me, tu che sei affaticata, sei affaticato e oppressa, e io ti darò riposo. Non puoi dire, ma io non ho ricevuto mai una chiamata dal Signore. Lui chiama così oggi è il tuo giorno in tutto l'universo in tutti i migliaia di anni di tutti gli otto miliardi che ci sono dio non ha trascurato te per mezzo dell'invito del suo figlio a te oggi rileggiamolo che cosa ti sta dicendo dici vieni a me tu che sei sovraccarico tu che sei oppresso, tu che sei depresso, tu che ti senti stanco di ogni cosa, io ti voglio dare riposo. Alleluia, Sakamashita Oggi è il tuo giorno, riponi la tua fiducia in Lui, prendi il suo gioco di voler camminare. Con lui è una scelta, lui ti sta scegliendo, ma è una scelta tua di rispondere sì o no. Nel verso 29 lui porta un esempio che è straordinario, come i pensi della tua vita li vuole portare lui. Alleluia, prendete su di voi il mio gioco. E imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete il riposo che avete bisogno. <ride> Noi abbiamo un gioco con i buoi che tirano. La regia se li riesce a mettere. Fino adesso sei stato un bue solo. E la vita ti è diventata pesante. Oggi Gesù, per te che sei piccolo, spero che tu sei un piccolo che desideri crescere e camminare col Signore, ti dice io, ti voglio aiutare a portare i pesi della vita. Se c'è il gioco, forse non lo conosci. Guardiamolo insieme mentre, lo, mentre la regia lo trova. Non sei più solo se tu accetti Lui, non sei più sola. La vita ti si alleggerisce perché tu riversi i tuoi carichi sopra di Lui, e Lui ti aiuta ogni passo, ogni passo della tua vita. Quando vivi sulla Terra? 120 anni. Lui è sempre con te. A Dio sia la gloria. Non dire Dio non mi ha chiamato, il Signore non mi ha scelto, perché oggi è scritto nel, nell'agenda nell di Dio che ci doveva essere questo incontro. E il Signore è venuto a te. Signore grazie, grazie, grazie. Il cammino di tua vita. Cambia oggi se tu dici Signore, io vengo a te, ho bisogno di te, senza troppe cerimonie. Signore, forse mi sono anche imbottito di teologia, di insegnamenti e anche della stessa parola di Dio, ma tu hai bisogno di Lui perché è Lui che ti aiuta a portare i pesi della vita. Diventa un figlio di Abramo oggi. Hai sempre sentito dire, figlio di Abramo, figlio di Abramo, aspetta. Noi non siamo figli di Abramo secondo il sangue, siamo figli di Abramo secondo la fede. E l'esempio di Abramo è l'esempio più bello che noi possiamo avere e vogliamo essere suoi figli per la fede. Forse non conosci la storia di Abramo, cosa, come Dio gli propose, come sta proponendo a te oggi, che ti vuole benedire se tu cominci oggi a camminare con lui. Guarda questo esempio di Abramo. Leggiamo quando Dio chiamò ad Abramo. In Genesi capitolo 12 dal verso 1 al verso 3. Il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e vai nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione. Oh Signore ti vuole benedire, io ti benedirò. E renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Tu sarai una benedizione oggi, appena ricevi Cristo nella tua vita, cominci ad essere una benedizione già nella tua casa. Quando Zaccheo si convertì al Signore, Gesù disse: Oggi è entrata la salvezza in questa casa. Se tu dici sia sì al Signore, Tutte quelle tragedie che hai vissuto e stai vivendo in questo momento, per parola dell'Iddio vivente, per parola dell'Eterno Dio, per parola dell'Iddio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, egli cambia ogni cosa nella tua vita. Sì, sì, guardiamo come continua nel verso 3: O oh, gloria sia resa a te, Signore, per la scelta che tu fai oggi di quest'anima che ti sta cercando e che ti, si sta aprendo a te. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. In te saranno benedette le famiglie che tu conosci. Le famiglie che tu incontrerai e gli testimonierai di Cristo sarai una benedizione dove vai. Signore, grazie, grazie, grazie. Perché quando entri in una famiglia, hai un messaggio potente. Mi viene in mente il pastore di mia moglie che non c'è più andato col Signore. Era un grande religioso. Un giorno andarono due credenti a casa sua. Lui era un contadino, aveva le bucche, gli era presa una malattia che morivano. Non sapeva come fare e così questi due credenti che andarono a casa sua così nella campagna mi ricordo era una masseria prima che se ne andavano dissero Rocco si chiamava Rocco prima che andiamo via vogliamo pregare in casa tua che la benedizione di dio si posi sopra questa casa lui restò fuori di sé Disse: Io non ho sentito mai qualcuno che è venuto a casa mia per dirmi: preghiamo l'Iddio onnipotente, l'Iddio di Abramo, di Sacco e di Giacobbe, che porti la benedizione in questa casa. Ciò lo toccò profondamente, che diede il cuore a Dio, diventò pastore nella sua semplicità. Leggiamo il verso 3 un'altra volta. Tu sarai una benedizione se ricevi Cristo nella tua vita. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette le famiglie che tu avrai la possibilità di contattare a partire dalla tua famiglia. Abramo cosa fece? Leggiamo nel verso 4. Ebbe fede nel Signore. <ride> Questa è la fede. Abramo partì come il Signore gli aveva detto e l'otta andò con lui. Disse, beh, mi conviene. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. <ride> Bellissimo questo. Sai l'invito che ti sta rivolgendo il Signore oggi? Gesù lo dice a tutti quando uno deve invocare la strada di Gesù. In Luca 9:23 lo dice a te oggi, se vuoi cominciare un cammino con lui. Leggiamolo insieme. Diceva poi a tutti e oggi lo dice a te e a me, se uno, se una vuol venire dietro a me, Rinuncia a se stesso. Prenda ogni giorno la sua croce e mi seguo. Cosa fece Abramo? Aveva un grande parentato, era ricco, era, il suo padre era un imprenditore di alto livello nella città di Ur dei Caldei. Ma Abramo cosa fece? Leggiamo il verso 4 del capitolo 12. E poi continuò, non abbiamo tempo, leggiamolo insieme. Abramo partì, come il Signore gli aveva detto. Aveva 75 anni quando partì. Quanti anni hai oggi? Il Signore ti ha raggiunto pure a te. Sono passati 4000 anni e non si è lasciato sfuggire l'invito di farlo anche a te. Grazie, Signore, grazie, grazie, grazie. Egli ti arricchirà. Lascia urde caldei e vai con Gesù. In Mar Marco 10,29 lui ti fa comprendere cosa farà con te. In verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, ur dei caldei, o la città dove si trova, o le, i beni che ha. O fratelli, o sorelle, o madre, o padre o figli, o campi, a causa di me, a causa mia, e a causa del Vangelo. <ride> Leggiamo nel verso 30, questa è la promessa del Signore per te, il quale ora in questo tempo non ne riceva cento volte tanto case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Vedi la benedizione di Dio? Io sono il primo di dieci figli. Eravamo cinque maschi e cinque femmine, fratelli, una famiglia. Oggi non so quanti fratelli ho. Signore, grazie. Grazie, grazie, grazie. L'altro ieri sono stato a un funerale. È successo qualcosa che dobbiamo essere sempre pronti anche qui, perché da un momento all'altro possiamo partire, manteniamoci pronti. E a 150 chilometri da qui, e anche lì, sono restato molto incoraggiato. Molti che non conoscevano venivano vicini e dicevano fratello io ti conosco perché io ti seguo, persevera, vai avanti, il Signore si sta servendo in un modo potente. Sorelle, fratelli che si accostavano l'uno dopo l'altro che non conoscevo e non conosco, però tutti mi chiamavano fratelli fratello, almeno in quella riunione si sono avvicinati più di quanti fratelli avevo, quante sorelle avevo. E quanti ce ne siete, vi voglio bene, perché Dio è fedele. Puoi diventare un figlio di Abramo oggi? Voglio dire, figlio di Dio, per così dire, Signore aiutaci. Questa è una vera benedizione, perché con lui, rileggiamo il verso 29 per cortesia, perché non ti puoi perdere un'occasione di benedizione che il Signore ti vuole dare. La vita scorre solo adesso, puoi partire da un giorno all'altro. In verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia, a causa del Vangelo. Lui ti addolcisce, ti toglie tutta l'amarezza. che si è incrostata intorno alla tua anima. Leggiamo insieme dove siamo partiti. Matteo 11, 29 e 30. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me. Se con umiltà tu vai a lui in questo momento, se con mansuetudine, se con un atto di fede trovi riposo per la tua anima, e nel verso 30 dice, io addolcisco la tua vita tutte le amarezze che sono dentro di te saranno plasmate dalla presenza del miele dello Spirito Santo che comincia a scorrere lungo le pareti del tuo essere, poiché il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Richiede solo un po' di fede in quello che Lui ha fatto già per te. Cosa ha fatto Lui per te? Possiamo leggere in un verso Primo Timoteo 4, 2, 6 Egli duemila anni fa ha pagato il prezzo per te, ha dato la sua vita come prezzo di riscatto. Leggiamolo insieme. Primo Timoteo 2,6. Ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Compreso te, questa è la testimonianza resa duemila anni fa. Fai lo scambio con lui, lui ha dato la sua vita per te, tu dà la tua vita a lui, dagli le tue amarezze, e lui mette la sua beatitudine dentro di te. Non lo può fare nessuno al tuo posto se non tu. Fai lo scambio, dagli il tuo cuore. Dio vuole che tu devi essere salvato. Nel verso 4 dello stesso capitolo, la volontà di Dio è che tu possa essere salvata, salvato. Ti sta invitando. Non dire a me: Non mi ha chiamato nella vita perché oggi. Era scritto nel disegno di Dio di avere questo incontro, il quale vuole che tutti, compreso te, si salvata, si salvato e possa venire alla conoscenza della verità, alla conoscenza di Gesù come tuo unico Salvatore, mediatore. Perché c'è un solo Dio. E anche un solo mediatore Gesù che ti sta invitando. Leggiamo il verso 5. Infatti c'è un solo Dio. Noi non, non abbiamo un altro Dio se non quello di Abramo, di Sacco, di Giacobbe, insieme al suo Figlio Gesù Cristo che ha mandato nella nuova dispensazione della grazia. E anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Cristo Gesù che è diventato uomo. Fai lo scambio e lui ti dà un cuore nuovo. Fa proprio come quando cambi l'hard disk nel tuo computer. L'aveva predetto e Gesù ne parla abbondantemente nel Nuovo Testamento, ma prendiamo dove era stato profetizzato dal profeta Ezechiele nel capitolo 36, verso 26 che Oggi il Signore sta dicendo a te che ti vuole dare un nuovo cuore e un nuovo spirito. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra che è duro e insensibile alla voce di Dio e ti darò un cuore di carne. Leggiamo il verso 27. Questa è la promessa di Dio. Ti ha raggiunto con... Un invito potente, che mai al mondo hai ricevuto un invito così grande e bello come quello che il Signore ti sta facendo ora. Metterò dentro di voi il mio spirito, c'è la S maiuscola, metterò dentro di te lo Spirito Santo e farò in modo che cammini secondo i miei precetti ed osservi e metti in pratica il Vangelo, diversamente non lo puoi fare, hai bisogno di Gesù. Forse stai studiando la Bibbia, forse leggi ogni giorno, ma non fare come quelli del verso 40 che Gesù dice, voi leggete ma non venite a me. Giovanni 5, 40. Questi religiosi leggevano, studiavano, facevano, ma non andavano a Gesù e non avevano la vita. Gesù ti vuole dare la vita. <ride> Leggiamo questo verso, perché è bellissimo. Quando, quando spiega bene Gesù, eppure non volete venire a me per avere la vita. Loro investigavano le scritture, studiavano, pigliavano titoli, passavano da un titolo all'altro. È come quando noi facciamo una scuola biblica, ho fatto il primo anno, il secondo anno, io ho fatto sei anni, poi ho fatto il corso da missionario. Se non abbiamo Gesù, <ride> perdiamo tempo solamente. La formazione è importante, io non sto dicendo attenzione, non sto dicendo perché eh, la, la formazione, no, la parola del Signore. Paolo a Timoteo dice taglia rettamente la parola della vita, ma secondo la guida dello Spirito, non secondo la guida della denominazione che facciamo parte, perché quella non ha nulla a che vedere. Noi non dobbiamo seguire una dottrina, dobbiamo seguire Gesù, poi la dottrina ci custodisce nei principi di Cristo e viviamo in Cristo, ma il rapporto deve essere con Lui. Vuoi ricevere Gesù oggi nella tua vita un atto di fede? Abramo così fece. Vuoi diventare oggi un figlio di Abramo per la fede ricevendo Cristo, il figlio di Dio nella tua vita, come tuo personale salvatore. È semplice. Non devi fare troppe cerimonie. Così in breve, come un piccolo che abbiamo parlato. Signore si vuole rivelare a te, digli col cuore, Signore Gesù, ti ringrazio che oggi mi hai frullato il cibo. Ho compreso quello che non avevo compreso fino a questo momento. Vengo a te così come sono. Ti invito nel mio cuore, Sakamashia. Vieni nella mia vita, Signore, perdonami. Togli quella amar amaritudine, amarezza che permea tutto il mio essere che mi ha incrostato di vecchiaia, lavami col tuo sangue, purificami. Hai detto che mi dai uno spirito nuovo, riempimi di spirito santo. E da questo momento voglio che tu dimori nella mia vita fino all'ultimo alito della mia vita. Vieni Signore Gesù, ho bisogno di te. Sì, sì, sì. Grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.